CISL Anolf e Fisascat Milano hanno costituito l'associazione Laburint Meet, obiettivo promuovere percorsi di integrazione lavorativa per gli immigrati di recente arrivo nell'area metropolitana. L'associazione è stata presentata presso la Casa dei Diritti del Comune di Milano. È un'associazione, è una specie di start-up, si chiama Laburint Meet. Questa associazione sostanzialmente nasce dal progetto europeo tra Anolf, Fisascat, CISL e anche CGL Guild di Milano con le categorie del commercio. Questa esperienza ha dato veramente dei buoni frutti ed è un'esperienza innovativa pilota per l'Europa e questo ci ha consentito di raggiungere dei risultati che stiamo portando anche in giro per l'Italia e per l'Europa, proprio perché sono per la prima volta risultati importanti in termini di integrazione, accoglienza e trovare lavoro alle persone che sono arrivate in Italia e a Milano in particolar modo negli ultimi periodi, nel 2018 in particolare. Il progetto Laburint, avviato l'anno scorso, ha raccolto ottimi risultati. Con l'azione pilota di Laburint abbiamo formato 40 richiedenti asilo insegnando lingua italiana, formandoli dal punto di vista professionale, facendoli svolgere 3 mesi di tirocinio nelle aziende e questo percorso di formazione ha portato 27 dei corsisti a trovare un lavoro e ad essere assunti con contratti fino a 3 anni. Quello che proponiamo è un metodo strutturato che superi l'approccio emergenziale con il quale viene affrontata generalmente l'accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo in Italia e che coinvolge tutti quanti i partner presenti sul territorio, dalle istituzioni con il Comune di Milano ai sindacati e alle aziende, dimostrando che è possibile favorire un percorso di integrazione che dall'arrivo porta fino al lavoro. Manca soltanto la parte politica, diciamo così, una normativa che sia in grado di fotografare effettivamente la realtà, che riconosca questi percorsi di integrazione e che dia un permesso di soggiorno a chi si impegna a trovare un lavoro in Italia.